Vi leggo il discorso di difesa che Donna Felice compie di fronte ai Rustichi, di Rustichi dell'omonima commedia di Goldoni, che trovate a pagina 476. L'antefatto è questo: due ragazzi, due coppie di ragazzi, sono stati promessi come sposi e le donne delle rispettive case fanno in modo che, contravvenendo alla norma antica della città di Venezia, i due ragazzi si incontrino prima del matrimonio, cioè facciano la loro conoscenza. La cosa viene scoperta dagli uomini delle differenti case che gridano allo scandalo perché questa cosa va contro ogni tipo di moralità della città di Venezia, una moralità chiaramente vecchio stampo. Donna Felice, che ha organizzato questo incontro attraverso una serie di sotterfugi, si difende e, difendendo se stessa, difende anche dall'accusa di aver organizzato questo incontro, difende anche i ragazzi che si sono incontrati. Il testo è un po' complicato perché è in veneziano, però credo che valga la pena almeno un pezzettino farvelo sentire. Mo. Perché questo? Mo, perché quest'altro? Ascoltatemi, ascoltatemi. Senti l'istoria, come la xè, come sta messa. Lassami dire, non mi interrompè. Segno torto, me de dare torto. E segno ragion, me dare ragion. Quindi, diciamo, l'introduzione è un tentativo di farsi ascoltare i rusteghi, che in realtà stanno facendo, hanno assunto il ruolo di giudici. Comincia in modo quasi ciceroniano, eh? Prima di tutto, lassè, padroni, lasciate stare, lassè che vi dica una cosa. Non andè in collera, non andate in collera, e non ve n'abbia per malla, non avete da male. Siete troppo rusteghi, sei troppo salvadeghi, ghighi. Cioè, siete gente troppo rozza, troppo rigida. La maniera che gnenì con le donne, con le mugher, con la fia, la xè è così stravagante, fuori dell'ordinario, che mai in eterno ve le appoderà a voler bene. Cioè, è la maniera che voi tenete, che voi avete con le donne, con le mogli, con la figlia, è così stravagante, in modo così stravagante, fuori dall'ordinario, che mai esse, le, questo le vuol dire esse, vi potranno voler bene. Le ve obbedisse per forza, le se mortificà con ragione, le ve considerà non mari, non padri, ma tartari, orsi e aguzzini. Cioè, queste persone vi obbediscono per forza e si mortificano a ragione e vi considerano non mariti, non padri, ma persone cattive, dure, e orsi e aguzzini. Venimmo al fatto, veniamo alla questione. No, venimmo a dire il merito, venimmo al fatto. Qui fa riferimento a una battuta che viene pronunciata nella scena precedente, in cui i tre rustichi stanno lì e giudicano, che veniamo al merito. Questa donna deve essere colpevole, riferendosi a Donna Felice, colpevole oppure no? Signor Leonardo vuol maritarla su puta, cioè il signor Leonardo vuol maritare la sua ragazza, la sua figlia, quindi la sua puta. Non gel dise, non vuol che se lo sa la si sappia, cioè non lo dice, non lo vuole che la cosa ella lo sappia. Non la lo ha da far vedere, piasa o non piasa, la lo ha dar tor, cioè vuol dire. Non gliela fa vedere, ella non la fa vedere, non, gli piaccia o non gli piaccia, si deve prendere quello che lui gli ha deciso di dare come marito. Accordo anche a me, sono d'accordo anch'io, che le pute non sta bene, cioè che le ragazze non sta bene, che la faccia l'amore, che facciano l'amore, che il marito che l'ha da trovare suo signor padre, cioè che il marito lo deve trovare il suo signor padre, e che le ha da obbedire, che la ragazza gli deve obbedire, ma non semo neanche giusto de mettere alla
alla fine un laccio al collo, ma non è neanche giusto mettergli un laccio al collo e dirgli chi l'ha dato orto, e deve essere devi prenderlo, tu devi prenderlo per forza. Gavena fia sola, perché c'ha una figlia sola, e Gavè cuore di sacrificarla, ma c'ha veramente cuore di sacrificarla, e si riferisce a Lunardo. Mo il puto, se un puto sesto, de sesto, cioè questo ragazzo, ragazzo serio, ragazzo a posto, exebon è buono, exezovene è giovane, non exe brutto, non è brutto, e il ghe piacerà, e piacerà, siamo sicuro. Venimmo al merito, che il ne gabbia da fraser, cioè, veniamo al merito, sei sicuro? Veniamo al merito della questione, non tanto al fatto che noi ci siamo sbagliati. Ma sei sicuro che gli le piacerà questo ragazzo? E se non le se piacesse, e se non gli piacesse, una puta levata da casalinga, cioè una donna levata alla, meglio da donna casalinga, cioè in modo semplice e tranquillo, con un marito, figlio di un pare salvadego, cioè figlio di un tizio così taccagno e ruzzo, suo vostro andar, che vita doversela fare? Cioè se questo figlio si comporta come il padre, che vita dovrà fare questa ragazza? Sì or sì, dice. Avemo fatto bene a far che si veda. Cioè abbiamo fatto bene, che abbiamo fatto in modo che loro si vedano. Vostra mugher lo desiderava, vostra moglie lo voleva. Ma non la aveva coraggio, ma non aveva coraggio di fare questa cosa qua, cioè di far incontrare la figlia con il figlio di quell'altro. Signora Marina, a mi sarà condata, la signora Marina mi si è raccomandata. Mi ho trovato l'invenzione della maschera, mi ho pregato il forestiere. Questo è praticamente l'accenno a come hanno fatto, cioè hanno mimetizzato i ragazzi in modo tale che entrassero gli uomini a casa delle ragazze senza che fossero visti mascherati. Isa visto, Isa piasso, X contenti, e si sono visti, si sono piaciuti e sono contenti. Voi dovessi essere più quieto, voi dovreste essere più quieti, più consolati da questo fatto. Se compatibile vostra mugher, cioè è da compatire la vostra moglie, da aver pietà nei suoi confronti, merita lode, signora Maria. La signora Marina merita lode il fatto che le due mogli dei rusteghi si siano messe d'accordo per far avere i figli. Mi opera per buon cuore, io ho operato per buon cuore. Or se uomini, persuadetevi. Oh, se siete uomini, persuadetevi. Se siete angheri, se siete dei rozzoloni, soddisfacetevi di questa situazione. La puta, la ragazza, su onesta. E il puto non ha fallato, non ha sbagliato. Noi altre siamo donne d'onore. Cioè non ha fallato, chiaramente non ha approfittato della situazione. Noi altre siamo donne di onore. Ho finito l'arenga, ho finito il discorso. Laudè il matrimonio, lodate il matrimonio e compatì l'avvocato e abbiate pietà dell'avvocato. Questa è una formula con cui spesso si concludono i sermoni, cioè i discorsi degli avvocati. Lunardo, Simone e Cianciano, i tre rusteghi, si guardano l'un l'altro senza parlare, questa è una nota scenica, e Aina parte, donna felice, dice: io ho messo in sacco, ma con ragione, li ho messi nel sacco, ma con ragione.